I dati INAIL evidenziano una crescita degli infortuni sul lavoro e anche delle malattie professionali. Promuovere la cultura della sicurezza è una priorità per la Scuola Nazionale Edili del Molise. Il servizio. La sicurezza sul lavoro è uno degli indici più qualificanti e più significativi del grado di civiltà e del livello di progresso raggiunto da una società. Nella regione Molise i dati INAIL relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro restituiscono una realtà non in linea con la media nazionale. Gli infortuni denunciati sono cresciuti del 40% tra il 2021 e il 2022. A crescere in maniera costante dal 2021 anche le malattie professionali registrate dall'INAIL. Se andiamo a vedere l'aumento degli infortuni raffrontando il 2022 al 2021, vediamo che in Molise gli infortuni sono circa una volta e mezzo la media nazionale, mentre le malattie professionali sono addirittura circa tre volte la media nazionale. Questo può significare che la ripresa economica non sta dando i frutti attesi in termini di sicurezza. È una ripresa probabilmente stressata dai costi e dalle esigenze di risparmio e penalizza le maestranze. Promuovere un dialogo istituzionale per la diffusione della cultura della sicurezza è da sempre una priorità per la Scuola Edile del Molise, diretta da Nicola Messere, che ha illustrato i progetti Edil Sicuro INAIL e trasformazione che coinvolgerà anche le scuole. Già dalla parola si capisce che è un progetto che parla di rigenerazione urbana, di riqualificazione, di tutti i sistemi innovativi che sono emersi negli ultimi 20 anni nel nostro cantiere, con dei workshop e dei seminari a favore delle imprese. Dentro questa trasformazione c'è un progetto che si chiama Edil Movie. La scommessa da vincere soprattutto per la scuola edile del Molise, che è l'ente unico di formazione per la regione Molise sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, è quella di non avere più infortuni nel mondo dell'edilizia, di ridurre i rischi veramente al minimo e che non ci siano più infortuni mortali. Ad incidere sulla sicurezza anche la precarietà del lavoro, che spesso non consente di formare i lavoratori in modo adeguato. Avere un operaio che fa 30 anni di lavoro in questo settore è raro, è rarissimo, quindi avremmo bisogno di avere molta più continuità lavorativa. Quanto ai contratti? Un dumping contrattuale, oltre ad arrecare danno a tutto il sistema dell'edilizia, delle imprese, arreca danno anche da un punto di vista della sicurezza, perché spesso e volentieri dietro quei contratti più o meno pirati o contratti più o meno legali e illegittimi si nasconde il lavoro nero.